4,80 m di lunghezza, 1,85 m di larghezza, 1,70 m quasi di altezza. Parliamo di Honda CR-V rinnovato nella nuova versione, una versione che è molto più accattivante rispetto a quella del passato. Che cos'è? È un SUV a 7 posti con un anteriore particolarmente massiccio, bella lacca in mezzo, strettina la calandra, bella la parte satinata del paraurti con anche queste modanature. I fari sono a LED, vedete qui in copertura quanto sia intrigante la firma luminosa. I cerchi sono da 18 pollici, bella la variazione bicromatica del cerchio. L'ingresso può essere keyless. Come sto a bordo? Beh, anzitutto devo tirare giù il sedile perché il grande Andrea me l'ha lasciato su, ma non è un problema. Impostazioni manuali, quindi molto molto rapido fare ogni tipo di operazione. Ovviamente, trattandosi di un SUV, la guida è particolarmente rialzata. Ecco fatto. Il volante riesce a orientarsi in altezza e in profondità. Ecco qua. Un po' duro, però insomma non è un meccanismo che andiamo a utilizzare spessissimo. L'altezza è molto buona perché vedete non ho la minima possibilità neanche sui dossi più pericolosi di andare a sbattere. Dietro come ci si sta? Beh, dietro va fatto un discorso molto molto lungo. Vedete che nonostante guidi io, lo spazio per chi siede dietro rimane e ne rimane tanto. Naturalmente con il sedile impostato sull'altezza di Andrea io ho molto spazio, vedete, mi basta salire a bordo e davvero potrei fare qualsiasi genere di viaggio. Tra l'altro qui ho la doppia possibilità da 2,5 volt ampere, ecco, scusate, carica rapida per due telefoni cellulari, il che mi dice che ho tanta possibilità anche di sfruttare l'energia. La cosa che non ho possibilità di sfruttare benissimo è l'eleganza negli agganci Isofix, perché vedete che sotto questa pateretta ci sono gli agganci che poi a dire la verità sono facilmente raggiungibili, forse è la veste che hanno dato in Honda a non essere particolarmente accattivante. Divano posteriore e centrale particolarmente versatile, perché ovviamente io ho la necessità di accedere ai due posti che ci sono in fondo e che sono diciamo nel bagagliaio. Ho la possibilità mediante questa leva di portare avanti e indietro sulla slitta i sedili posteriori, ovviamente essendo diviso 60-40 la parte da 60 è un po' pesante non soltanto nello scorrimento sulla slitta ma anche quando vado ad abbattere gli schienali per salire dietro. Ovviamente io posso tenerli avanti o indietro a seconda di quello che mi serve. Per tirarli su invece devo ritirare il meccanismo e ovviamente posso andare a gestirmi a seconda di quello che mi serve l'inclinazione dello schienale, che adesso tengo avanti apposta. Ovviamente lì ci sono due portabicchieri meravigliosi per farvi vedere quanto spazio resta nel bagagliaio. Nel bagagliaio ovviamente rimangono circa 150 litri, diventano 911 quando vado ad abbattere l'ultima fila di sedili, 1100 se ho la configurazione 5 posti, 1756 litri se vado ad abbattere tutto quello che posso abbattere, praticamente la fila centrale e la fila posteriore. Come posso abbatterli? Banalmente con sempre questo comando e questa corda che è facilmente raggiungibile. Vedete dietro quanto spazio rimane? Luce di cortesia ovviamente e presa da 12 volt, sì, presa da 12 volt che vedete qua. Una volta chiuso, manuale non elettroattuato, abbiamo una bella scritta CR-V, la trazione integrale, i doppi scarichi e una firma luminosa, la vedete anche qui in fase di copertura, che ricorda vagamente la firma luminosa di Volvo, quello che abbiamo visto su XC60, su XC90 eccetera. Honda CR-V, andiamo a provarla in compagnia di Andrea. Bordos, posso farti la recensione in 10 secondi? Dai. Macchina comodissima, ma cambio CVT. Due secondi, sono stato ancora più breve, ma facciamo un passo indietro. Motori super downsizing in casa Honda, perché abbiamo un 1500 che muove questo popò di SUV in versione da 193 cavalli, perché noi abbiamo il cambio automatico CVT, c'è anche la versione con, mi sembra, 163 o 173 cavalli se avessimo il cambio manuale, che forse, essendo giapponese, i cambi giapponesi mi piacciono sempre tanto, non lo so, forse l'avrei preferito, perché questo è
un po' effetto scooterone lo fa. Senti, senti se accelero. Sale, i giri, se schiaccio ancora di più kick down salgono ancora di più, poi sale la velocità, ma i giri si mettono un po' lì. Quando mollo i giri, adesso perché ho schiacciato kick down e quindi andato in sport e rimane un po' alta, ma nella guida normale i giri scendono tanto quando molli l'acceleratore e non so se è un po' in balia dei giri bassi, non c'è mai un rapporto diretto motore ruote, questa cosa non mi fa impazzire. Qua effetto scooterone c'è, anche se è possibile metterlo in sport e tiene sempre un pochino più sui giri motore, oppure con le palette dietro al volante è possibile simulare fino a 7 rapporti, ma ripeto sono sempre simulati, fa sempre un po' di effetto gomma. Sì, infatti quando invece viaggiamo in maniera uniforme non è per il resto rumorosa. No, anzi assolutamente il contrario, perché è una delle poche prime vetture di serie su tutte le versioni, anche quella base, poi non è che ce ne siano tante, fortunatamente, la NC, quindi la cancellazione del rumore tramite la generazione di un'onda opposta al rumore esterno. Ti faccio un esempio, c'è il camion con i suoi bassi, bene, i microfoni lo sentono e dalle casse viene generato un rumore opposto che va ad annullare il rumore esterno, ovviamente non del tutto, ma questo migliora molto il comfort. Rotatoria, freccia sinistra, noi abbiamo la versione a 4 ruote motrici, in rotatoria si sente che lavorano, giù tutto in uscita, senti che bel rumorino, a parte il fatto che rimane sempre quasi al massimo dei giri del motore, però è un bel rumore, cioè mi piace questo 1.5 turbo come voce, una bella voce, no? Non sei d'accordo? Sì, ma non è che sono d'accordo, è che come sempre dobbiamo entrare in linea con quella che è la dinamica, quelle che sono le dinamiche del cambio, per cui una volta accettato quello riesci a trarre le dovute conclusioni. Vai. Io sono estremamente comodo a bordo di questo CRV che, come dicevi tu all'inizio, comfort, no, il re del comfort, eccezionale, complici anche questi sedili che veramente oltretutto sono pure riscaldabili, per cui in questa stagione sono l'ideale. Accesi. Io ho uno, esatto, due a due, esatto, ci esatto, arrivare fino esatto, a tre. Esatto, però no, veramente veramente comoda, veramente comoda. Allora, anche le sospensioni, oltre ad essere ben tarate, non è rigida, è una macchina che è un pochino sballonzola, ma non è mai troppo sballonzolona, anche sui curvoni autostradali, sicura, piantata, zero problemi di tenuta di strada, sono comodissime, quando prendi proprio le buche, anche il pavé in città, assorbe veramente benissimo. L'unica possibilità di pulsantone è questo, che attiva una taratura economica o meno del motore, del cambio. C'è un LED verde sul cruscotto che ci dice quando siamo nell'ambito green, ovvero del consumo basso, e poi sui consumi faremo un ragionamento perché secondo me sono alti. Sistemi di guida, abbiamo l'assistente di corsia che funziona bene, attivo sul volante, vi tiene in mezzo alla carreggiata, però quando vi spostate vi corregge, ma fa anche bip 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 se andate troppo vicino alla corsia, questo non mi fa impazzire, vibra anche, quindi al doppio sistema. E c'è il sensore dell'angolo cieco, rimetto in sport, non c'è lo start and stop. Non c'è lo start and stop, accelera da 200 in 10 secondi e raggiunge una velocità massima di 200 km orari. Esatto, e non è mai reattivissimo il comando dell'acceleratore rispetto a quando effettivamente poi la macchina parte, c'è per quel delay di qualche istante, ma grandissima frenata, Bordons. Assolutamente. Ma come ha aggredito? Cosa è successo? Sento uno stacco? Non lo so, sento sembra... la botta, ma non ho esatto. Capito cosa fosse. Io ho sentito la cintura che ha pretensionato. Sì. Che tra l'altro, non so se hai notato, ma pretensiona anche l'aggancio. Esatto. Oltre quando l'agganci, ma anche quando il radar rileva che stai andando troppo veloce e pensa che potrebbe esserci un impatto, ti previene, pretensione, ovviamente frena automaticamente e si accende anche la spia. Dentro il cruscotto, che è digitale, non lo so Luca, questo cruscotto digitale, perché non è che abbia tantissime informazioni, forse è un design anche un po' troppo sportivo, lo vedo più su una Civic Type R un cruscotto di questo tipo. Qua avrei preferito un cruscotto più esteso, magari con la mappa del navigatore, magari con una grafica un po' diversa, però tante informazioni, ovviamente quelle sul consumo, cliccando questo pulsantino, poi ci sono quelle del navigatore. Bello perché oltre al navigatore di serie, che no, non benissimo, nel senso che è un vecchio Garmin embeddato su un sistema che ha
Android come background, diciamo, certo. Gira su Android, tra l'altro, però guarda, adesso il sole che gli sbatte contro, io comunque lo vedo. Sì, 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 è vero, è molto, molto luminoso. Quindi pittogrammi là, ma pittogrammi anche se collegate lo smartphone con CarPlay, Android Auto, se usate Waze o Google Maps, là vedete comunque i pittogrammi, e in pochissimi sistemi infotainment fanno questo, forse è il primo che vado sì, a memoria. Sì, 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 è vero, perché per esempio nel virtual cockpit di Audi vedi soltanto la traccia, sì, la traccia musicale, per esempio. Esatto. C'è il lettore dei cartelli, c'è il simbolo che ci dice il nostro livello di attenzione, e poi c'è la funzionalità che ci fa vedere come sta andando la trazione sulle quattro ruote. Questa vettura è sostanzialmente una trazione anteriore, ma poi quando c'è bisogno l'elettronica chiude una frizione e manda fino al 60% di coppia all'asse posteriore. Anche in partenza parte solitamente sempre con le quattro ruote motrici, quando rileva un po' di pendenza, come in questo caso, in questo momento. Un pochino rumoroso il climatizzatore. Un pochino rumoroso il climatizzatore, bravo che me l'hai ricordato. Sì, soprattutto quando la macchina è fredda spara l'aria un pochino con troppa potenza. Io ci provo, metto la terza, mi metto a 40, ma sicuramente quando accelererò ci arriviamo subito a 50, ma come senti sale di giri, quindi certo, perché le marce sono virtuali, le marce che noi andiamo a selezionare. Non ho ancora capito se questo sia legno o sia plastica verniciata. Io so solo che è brutto, nel senso che non mi piace, è troppo classicone. Classicone. Sì, se avessero messo un legno chiaro, sì, bello che è opaco e fortunatamente non è lucido come la Radica, sì, anni 80, ma un alluminio, un legno chiaro, cioè un qualcosa di più moderno l'avrei preferito. Sì, abbiamo visto dietro come era la firma luminosa, sembri quella di Volvo. Sì, ecco, se avessero portato il legno di Volvo sarebbe stato un'altra cosa. Tra l'altro fare interiore LED che fanno veramente tanta luce. Abbiamo qua un sacco di vanetti, perché c'è questo, tra l'altro, Bordos. Sì, grande Carlo che ha cercato. Se lo vende, portatore, la compro io. Quindi fa successo questo CRV. Grande l'hai Charlie. Trovato tu sotto il vetro, sotto al tergicristallo una mattina. Charlie uno di noi, veramente. Il tergicristallo che ovviamente è automatico, tarato bene, anche il i fanali sono automatici, anche l'abbagliante. E vi dicevo qua che c'è una presa 12 volt. Poi qua un vanetto per mettere le bottiglie o i bicchieri. Poi qua sotto un altro vano molto grande dove ci sono addirittura due USB e anche l'HDMI per andare a collegare, se vogliamo, una sorgente video e audio da vedere qua, ovviamente, quando la macchina è ferma. E adesso la critica all'infotainment. La critica all'infotainment, prego. Allora, vecchio. Vecchio, poco intuitivo, su base Android, quindi con qualche funzioncina carina, tipo la possibilità di aggiungere i widget in alcune pagine che sono sostanzialmente vuote, vedi, aggiungi widget oppure aggiungi app, ma i widget sono due, le app sono tre, però c'è una cosa interessante per i più nerd, ovvero questo simbolino qua. Cosa vuol dire quel simbolino qua? Se lo schiacciamo, vedete, lui ci dice elenco file APK, va a leggere in una chiavetta USB che si può collegare qua in mezzo ai sedili, se ci sono dentro dei file APK, che sono sostanzialmente i programmi, le applicazioni che si possono installare sul sistema. Il problema è che il sistema ha una versione Android vecchia, la 4.2.2, e quindi praticamente sono pochissime le applicazioni che si possono installare, però ben integrato CarPlay e Android Auto. Sai cosa le manca un filo? Le manca un filo di eleganza nell'interfaccia e nella chiave strumenti, perché è vero, quelle due ali tu le metti bene, avevi detto bene prima, su una Type R per esempio, qui esplose e tolte, qui invece una, ma anche un font, per dire, una roba molto banale, sì, sì, delle scritte, delle features, insomma, l'avrei voluto per rendere questa vettura più, appunto, elegante. Ma sai cosa? Gli ingegneri giapponesi sono così, se una cosa funziona e va bene, cacchio, sono quadrati, la mantengono nei secoli dei secoli. Questo è vero. Ma la genialata, il portaocchiali, attenzione, attenzione, stacca la telecamera e fai vedere la genialata, portaocchiali, ma con la doppia funzione di specchiettino per controllare quello che stanno facendo dietro gli occupanti, 5 occupanti, perché come avete visto noi siamo sulla versione a 7 posti, trovate veramente una cosa carina. Ti devo dire i consumi. Dimmi i consumi, anche il prezzo, però è una cosa sullo sterzo che non l'ho accennata. Allora, 7 km e mezzo in città con un litro di benzina, 9 km e mezzo limite autostradale, 12 e mezzo intorno ai 110. Downsizing che magari servirà per quanto riguarda le emissioni, ma per quanto riguarda i consumi, no.
non benissimo perché consuma. No, è vero, infatti, che è la 4 ruote motrici, è vero che è pesante, è vero che l'aerodinamica è quella che è, però che da un 1500 mi sarei aspettato qualcosa in meno. Sterzo non è direttissimo, è molto comodo anche in manovra, è da SUV, quindi va un filino anticipata la curva, però mi piace. Forse un pochino scomodi, ovvero, o meglio, non scomodi, ma bisogna entrare non nel... Non sono immediati. Esatto, bisogna capire cosa servono i vari comandi, non sono immediati. Questo però non costa tanto. Ma non costa niente, costa 29.200 euro della base. Che comunque già ha delle cose. Esatto, la nostra invece arriva a un poco più di 42.000 euro. Già con i 7 posti. Il valore assoluto sono tanti, ma in valore relativo abbiamo una 7 posti. Che fa una bella figura perché fuori. Figura, sì, comunque l'hanno migliorata rispetto alla precedente, va detto. Sì, l'unica cosa, io sono pro cambio automatico. A questo giro, forse, visto il CVT, comprerei il manuale, che sono sicuro essere un ottimo manuale. Ma sono ancora più curioso, sarei più curioso di provare la versione ibrida. Perché con il 2000 abbinato ai motori elettrici, che sostanzialmente fanno sempre da trazione, se non in pochi casi, perché il motore benzina comunque genera energia per i motori, non so, secondo me, sono proprio curioso, mi piacerebbe provarla. Ma un plug-in? No, no, però con questo sistema ibrido particolare mi incuriosisce. Ha una ragione d'essere, secondo te. E voi che cosa ne pensate? Ditecelo su Automoto.it, YouTube, sui canali social di Automoto o su quelli di Andrea. Comunque stracomodo. Certo. Ciao. Ciao.